Io mi chiamo Chiara, ho 9 anni e oggi vi farò vedere il tour della mia scuderia Screech. Allora, incominciamo con il magazzino. Questo è il magazzino. Qua ci sta la sveglia, dove puoi vedere a che ora devi fare le lezioni. Poi, qui ci sta un bastone che lo puoi usare per il cross country. Qui ci sta il magazzino. Dentro ci sta questo pezzo di legno che si può usare per contenere le selle e anche per il cross country. Poi qua ci stanno delle crocette. Poi qui ci sta il forcone. Poi qui ci sta il mangime fatto con del riso. Poi qua ci stanno delle balle di fieno. Qua ci sta un kit dove ci sta una striglia, una brusca e un nettapiedi. Poi qui ci sta un altro kit dove ci sta uno shampoo che l'ho fatto con il Lego. Poi un'altra striglia e un'altra brusca. Poi qui ci sta la cassetta vuota perché hanno già finito le mene per metterle nei box. Poi qua ci stanno dei dischi che li possono usare anche come piatti, qui. Poi qua ci stanno delle testiere di riserva per le gare. Poi ci stanno delle barriere e delle altre barriere delle freccette. Ora passiamo alla scuderia. Allora, qui c'è la doccia, dove ci sta lei, che si chiama Alessia, e sta lavando le gambe a Pringles, che è questo pony qui, è lo stallone Fjord. Poi qua ci sta Grigio, che è il gatto del maneggio, che si sta stiracchiando su questa scatolina, dove dentro ci stanno delle mele verdi, delle mele rosse, dei fiorellini, delle farfalle, dei biscottini, delle carote, eccetera, anche un secchio. Poi qua ci sta l'insegnante di cross country, che si chiama Maria Vittoria. Poi di qua ci sta la carriola con la forca, poi qui ci sta come dire, un cavalletto per tenere le selle e le testiere che ho fatto io. Questa sera l'ho fatta io, non mi è venuta molto bene. E poi qua ci sta questo della Screech con un sottosella fatto da me e la testiera di un pony. Poi qua ci sta il nome della scuderia, Scuderia Criniera Dorata. Qui si trova il nome. Poi qua ci sta lo stemma della scuderia. Allora, qui c'è Zaffira, c'è scritto qui, ed è la giumenta araba, molto bella, con queste treccine qui. Poi qua ci sta il puledro, che non è della Screech, me l'hanno regalato, e si chiama Patty. E Zaffira ha vinto il primo posto ed è arrivata prima regionale. Poi qui c'è Susan, la nuova arrivata, che monta la maggior parte Zaffira, però a volte monta anche Alice, che sta nel paddock. Poi qua ci sta della legna fatta con degli stecchini. Poi qui c'è Roy, si chiama Roy questo cagnolino. Poi questa è Rebecca, che è una delle gemelle, e sta accarezzando Speranza, che è lei, mi sembra che è lo stallone Hannover, molto bello con questo triangolo sul
sulla groppa nero e poi lei è tutta bianca, grigia e le zampe nere. Poi qui c'è Tempesta, che è lo stallone andaluso, con questo sedere tutto a pois, molto carino. Poi qui c'è Cookie, che è la giumenta tra Kenner. E poi ci sarebbe Pringles che sta in doccia. Poi qua ci stanno delle selle. Allora, questa è la sella di Zeus, che è questo pony qui, molto carino. E questo qui è il suo puledro, che si chiama Pinky, Patty e Pinky, i due puledrini. Poi qua ci sta la sella di Princess e la sua testiera, che è lei ed è una giumenta lipizzana. E la sua proprietaria è lei, che sta sistemando le selle con Ludovica, che è l'insegnante. Sta sistemando le selle, lei si chiama Giulia. Ed è la sua proprietaria. Poi qui c'è Chantelle, che è una stallone tra Kenner, mi sembra, che ha questa macchia che gli scende per tutto il muso. E la sua proprietaria è Rebecca, lei. Poi qua ci sta la sella Western e la testiera Western, che è di Mystery, il cavallo che sta nel paddock, e questa è la sua proprietaria, Mary. Poi gli ultimi due pony sono Fulmine, che è lo stallone frisone, molto bello. Poi qui c'è Red Rose, che è la sua giumenta, che ha tutti questi pallini rossi, molto bella. Poi qua ci stanno delle cavezze, una fatta da me e una della Screech. Ora andiamo al van. Allora, questo è il parcheggio se levo lo sgabello e la cuccia del gatto. Qua ci sta il van con scritto centro ippico criniera d'oro anche dall'altro lato. Questo si apre e si chiude. Ora non l'ho finito perché non so come attaccare le ruote. Quindi, se mi date dei suggerimenti come farlo, mi aiutate molto. Poi, qui ci sta il campo. Qua fuori di solito ci si mettono. Qua fuori di solito ci si mettono barriere, pilieri, vedete? E altre cose. Poi, qua ci sta il campo che si apre e si chiude. Poi, questa è l'insegnante sia di dressage sia di salto, che si chiama Violet, e ora sta facendo saltare lei, che si chiama Alice ed è una delle gemelle, sarebbe la sorella gemella di Rebecca, che gli ho fatto vedere prima. E questo che sta montando si chiama Windstorm ed è lo stallone arabo, con queste cosline sulla coda, e sta per venire a saltare questo verticale. Poi invece qui, che ha già saltato il verticale, sta saltando quest'altro piccolino verticale. Lei è la mia cavallerizza preferita, si chiama Olivia, e sta montando questo pony che si chiama Storm. In realtà prima si chiamava Flender, ma non mi piaceva molto, io ho dato il nome Storm. E questa è sella e testiera da dressage. Sta venendo a saltare questo. Poi ci giriamo e troviamo il paddock grande. Qua ci stanno cavezze. Una è di Ares, che è questo pony, e un'altra è di Starlight. Qua si apre e si chiude il paddock. Questo è Ares ed è uno stallone tra Kenner. E a me piace molto perché ha questa macchia
che gli parte dallo zoccolo, gira, gira, gira e arriva fino a qua. È davvero molto molto bello. Poi questa è Mystery ed è la cavalla che montava Mary, western. Poi questo è Spirit ed è uno stallone Mustang, molto carino. Poi questa è Macchia ed è un puledrino, non so di che razza è. Però è davvero molto molto carina. Questa macchia gli passa sotto e arriva al sedere. Poi, questa è Elisir, che è fatta così. È tosata perché ha il pelo corto. E quindi gli mettiamo la coperta. Lei fa cross country. E fa cross country con Susan, la ragazza nuova. Mettiamo la coperta. Poi qui c'è Vicky che anche lei è tosata. Mi sembra che ha giumenta, come si chiama? Mustang. L'ho capito forse dagli zoccoli che sono uguali allo stallone Mustang, ma non lo so. Forse. Eppla. Poi qui abbiamo miele in questo ciuffetto. Poi qui c'è una coperta che io ho fatto io. Ci sarà anche un video e anche questi tipo scaldamuscoli. E io ho fatto sempre io. Poi qui abbiamo Star Knight con una coperta che io ho fatto sempre io. Però questa ha anche il gancetto che gli passa sotto la coda. Scusa, non Star Knight ma Starlight. Perché ho visto che alcune bambine la chiamavano Star Knight, quindi non le volevo copiare, l'ho chiamata Starlight. Poi, questa è Furia ed è il mio secondo cavallo preferito. È davvero molto carino perché sembra che ha i calzini. E poi è molto da dressage. Lei, che è nella sua stessa posizione, si chiama Light, sempre con queste treccine. E è davvero molto molto bella. E questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un like e ci vediamo al prossimo video.